compagnia di Simone Borrelli, che è attore e regista, ed è qui con noi per presentare il suo ultimo progetto cinematografico, che poi verrà lanciato con un tour a Bologna il prossimo 14 marzo al Teatro delle Celebrazioni. Ciao Simone. Ciao a voi. E innanzitutto ti chiederei di presentarti e dirci chi sei e insomma qual è il tuo background e la tua provenienza artistica. Un percorso un po' strano, insomma, come artista. Sono un artista un po' particolare. Ho iniziato la mia carriera da attore da quando ero piccolo, quando avevo 15 anni, poi le mie varie passioni hanno un po' connotato il mio percorso, il mio destino, e in queste c'era la musica, come musicista, come cantante, come cantautore, e poi anche la regia. E tutte queste cose sono arrivate piano piano col tempo. Ho iniziato, come ho detto, a 15 anni come attore in un teatro stabile in Calabria, perché io sono calabrese, sono nato lì. E poi da lì ho fatto l'accademia, sono diplomato attore, ho un po' cominciato a girare, da lì è iniziata la TV, le fiction, i film, tante cose. Poi è arrivata la musica, poi è arrivato a un certo punto della mia vita, è arrivato Eddie, che ha un po' unito tutte queste sia passioni, ma come dire, professioni fatte in maniera diversa, separatamente. Finalmente si sono unite in un unico progetto in cui ho avuto, per fortuna, dico sempre, la possibilità di esprimermi completamente. Sta andando bene, insomma. Ottimo. In effetti è uscito fuori un prodotto, appunto, Eddie, questo tuo film, che è stato, oltre ad essere stato sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato anche insignito del riconoscimento come film sui diritti umani del 2015 dal Consiglio d'Europa. Quindi volevo chiederti di parlarci di questo tuo progetto, appunto, della sua genesi e di cosa si tratta. Eddie è nato in maniera molto particolare. A livello artistico è nato da una canzone. Io stavo incidendo quest'album, che poi ho dovuto interrompere, nel senso, per la sua uscita, per dedicarmi totalmente a Eddie. Stavo incidendo quest'album in cui una delle canzoni era una storia che parlava di questo medico, di un giovane medico che andava in Siria in un ospedale da campo e raccontava la sua vita, la sua esperienza in queste lettere a qualcuno, insomma, che poi si scoprirà nel film. Da lì praticamente mi arrivò una proposta di elaborare un progetto cinematografico sulla violenza sui minori, e in quel momento in cui ero impegnato su un'altra cosa ho pensato, essendo che stavo proprio incidendo quel brano che si chiama Niente di Diverso precisamente, ho pensato, ma perché non elaborare una trama cinematografica su questo tema che sto trattando con questa canzone? E poi da lì sono successe tante di quelle cose che sinceramente non avrei mai detto che una canzone sarebbe potuta diventare un film, poi avrei scritto la colonna sonora, poi sarebbe successo tutto quello che è successo. Certo, proprio appunto perché tu, oltre ad essere attore e regista, hai firmato anche la colonna sonora del film. Volevo chiederti che importanza ricopre la musica secondo te all'interno della realizzazione di un film. Io ho una visione molto personale della musica. La musica, mi hanno detto tutti quelli che l'hanno vista, è molto invadente, cioè è molto presente, c'è molta musica. Perché la musica, in qualche modo, io credo che riesca a descrivere molto meglio di tante parole delle situazioni, delle storie, che le parole non riescono a fare, in quanto siano, io credo che siano comunque, per quanto possano essere belle le parole, ma sono limitate. La musica invece ha quel potere, quella magia di riuscire a unire tanti punti. Certo, che, come una cornice. Quindi la musica in questo caso è importantissima. Ci sono dei temi che sono ricorrenti e si sono incastrati, insomma, con la sceneggiatura del film, che io ho scritto quasi avendo presente la musica in testa continuamente. La tutela dei diritti umani, ma anche la loro violazione, sono dei temi molto delicati e ampiamente dibattuti tutti i giorni sui giornali, insomma, e dagli opinionisti. Volevo chiederti come mai hai scelto di realizzare un film proprio su questo tema e qual è la tua posizione in merito, insomma. Allora, in questo tema preciso, come ti avevo anticipato, era successo casualmente, perché mi è arrivata una proposta tramite la provincia di Reggio Calabria, è un'associazione di volontariato che si chiama Promuovi, con la presidentessa che è poi diventata la produttrice del film. Avevano avuto questa richiesta dal Consiglio d'Europa di elaborare sul tema della violenza sui minori una trama cinematografica per trattare questo tema. Io l'ho trattato in una maniera molto più ampia.
è stata trattata in maniera molto più ampia, ho messo dentro dei temi che nel momento in cui l'abbiamo girato non erano i temi che poi non avremmo mai detto si sarebbero rivelati i temi di questi mesi, il terrorismo, la Siria. La Siria è diventata molto presente nelle nostre vite nel giro di pochissimo tempo. Questa cosa è stata quasi catartica, no? Quasi magica. Perché ho trattato questo tema? La cosa che ho detto sempre è perché comunque in quella parte di mondo, sia il terrorismo, sia la violenza sui minori, sia la guerra, in quella parte di mondo che è molto vicina a noi, c'è sempre stata. Il problema grosso è che nel momento in cui questa guerra, la Siria, questi problemi sono arrivati nelle nostre vite, è diventato un problema gigantesco. Ma è sempre stato un grave problema, e finché gente come Rodrigo, il protagonista del film, non va lì a preoccuparsi delle loro vite, della loro morte più che della loro vita, niente potrà veramente cambiare nella guerra, in questa vita. E probabilmente quello che ho voluto fare, ho voluto raccontare la storia di tanti piccoli eroi normali nella nostra vita quotidiana, che quotidianamente partono, lasciano la loro vita privata per andare a sacrificare le loro vite in qualche modo, per darla ad altri. Quindi io ho voluto mettere i riflettori su storie normali, eroi normali. Certo, e oltre al fatto che appunto questa proposta ti fosse arrivata dalla provincia di Reggio Calabria, mi chiedevo perché hai scelto proprio la Calabria come set per rappresentare la Siria. Ma sinceramente è stata più che altro una... sono state diverse le ragioni. È stata tecnicamente una ragione pratica, perché da quando il Consiglio d'Europa accettò di far girare la trama di Eddie che io avevo scritto, avemmo pochissimo tempo per scegliere una location, e non potendo andare in Siria in quel momento abbiamo dovuto cercare tecnicamente un posto che lo ricordasse molto. Abbiamo fatto moltissime, come si dice, abbiamo fatto dei tanti sopralluoghi, no? E mi ricordavo degli squarci di Calabria che ricordavano molto quella parte di Siria. Quindi quando siamo andati a vederla abbiamo pensato è veramente molto simile, richiamava tantissimo questa cosa, e probabilmente quando chi la vedrà dimentica quasi immediatamente di non essere in Siria. Questo qui forse per la magia del cinema forse è una delle soddisfazioni più grandi che un regista può avere, no? Il rappresentare la verità in maniera verosimile. Assolutamente. Niente, beh, Eddie poi ha avuto un indubbio successo al punto da essere proiettato lo scorso 24 settembre all'Egyptian Theater di Hollywood nell'ambito dell'European Films Festival. Quindi ti volevo chiedere come ti sei sentito ad approdare negli Stati Uniti, che storicamente sono da sempre, no, la patria del cinema. La Mecca. La Mecca del cinema. Boh, no, è stato... beh, arrivare a Hollywood, comunque un festival, lo European Film Festival, che comunque è il festival organizzato, insomma, dall'American Cinematheque, che è l'istituzione della notte degli Oscar, dei Golden Globe, cioè comunque un'organizzazione gigantesca. Anche per me, quando io l'ho letto, è stato un po' d'effetto, perché, sai, però arrivare lì, essendo che venivo da un tour di molti stati, ho preso tanti aerei, tante cose, mi sono ritrovato lì all'improvviso, diciamo che questo sballottamento totale non mi ha dato la possibilità di dire oddio, sono a Hollywood. Sono andato lì, ho affrontato le cose come erano, però in realtà nel tempo, metabolizzando meglio quello che è successo, ho capito che comunque è un posto pieno di fascino, pieno di attenzione, pieno in cui il cinema è un culto, in cui veramente se sbagli lì la tua carriera non andrà per il meglio, e aggiungere lì di contrario, insomma, aggiungere lì significa che comunque stanno notando in te qualcosa di particolare. Quindi di conseguenza per me è stata una grandissima soddisfazione, un punto nel mio percorso. Io non credo negli arrivi, io credo che gli arrivi sono alla fine di una carriera che quando finirà, finirà, ma non esiste Hollywood come arrivo, secondo me. Anche a proprio, appunto, allacciandomi a questa tua ultima frase, mi interessava sapere come ti senti, appunto, ad aver intrapreso questo percorso molto, comunque, immagino, impegnativo e coinvolgente nello stesso, e anche gratificante, insomma, per i successi che finora hai raccolto. Non ci penso, sono molto sereno, questo senza dubbio, sono molto contento, insomma, perché comunque quando hai delle soddisfazioni nella vita col tuo lavoro, quando scegli una strada e ti dà delle risposte positive, non si può non essere felici.
non mi giudico. Io vado avanti perché ho l'amore di fare le cose che faccio, la passione di fare quello che faccio, ho l'esigenza di raccontare, ho bisogno di raccontare la vita attraverso queste forme d'arte, il cinema, la musica. E io credo che quando tu le racconti sinceramente, il pubblico comunque ti capisce. Può probabilmente non essere d'accordo delle volte perché non puoi piacere a tutti, ovviamente, però capisce la sincerità con cui tu lo fai. Io credo di voler continuare questo percorso con tutta la sincerità con cui ci ho messo fino adesso, insomma, perché se mi ha portato lontano, probabilmente perché c'è molto cuore, molta verità e quello che faccio credo che abbia un senso tutto qui, senza giudizio, senza pensare dove posso arrivare. Dove posso arrivare non lo so. Come accennavamo durante le presentazioni, il prossimo 14 marzo sarai qui a Bologna al Teatro Celebrazioni per la prima tappa di questo Eddie Tour, che appunto è un'operazione molto complessa e molto anche interessante, che coinvolgerà i ragazzi delle Sì, 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 scuole sì. e permetterà di vivere tutto il film a 360 gradi. Ci chiedevamo qual è il tuo rapporto con la città di Bologna e se hai qualche anticipazione da darci su Sì, questa. nel senso, come avevi più o meno anticipato, insomma, Eddie ha fatto questo giro del mondo, poi è arrivata la possibilità di iniziare questo tour in Italia e quando è cominciato, c'è stata questa possibilità. Io ho subito pensato a Bologna e sia il comune di Bologna, Bologna la città stessa mi ha felicemente accolto, cioè io sono stato molto felice che la città di Bologna abbia anche deciso di supportare Eddie. Questa qui è una cosa bellissima, anche perché Bologna per me è una città particolare, perché io qui ho cominciato i miei studi. Nel senso sono lentamente diventato, se, a, oggi sono l'artista che sto diventando, in qualche modo devo dire grazie a Bologna, perché Bologna è una parte della mia vita molto importante. E quindi perché non riniziare anche il tour italiano da Eddie, per me è una cosa un po' anche personale. Come ultima domanda, è una domanda di rito che facciamo sempre, visto che siamo una redazione di giovani e questo è il nostro target, volevamo sapere da te se c'è qualche consiglio che ti senti di dare, qual è il messaggio che vuoi lanciare a un ragazzo che decide di intraprendere un percorso simile al tuo o comunque la carriera cinematografica in generale. Non sono uno che è amante dei consigli, anche perché uno non credo di essere nessuno per darne in generale, poi comunque credo che la cosa bella veramente di una vita, di una carriera sia intraprendere la propria strada, perché ognuno di noi ha la sua storia, quindi è difficile confrontarsi e rapportarsi con un'altra storia, quindi il bello è proprio scegliere la propria strada. Di solito prendo questa frase che Rodrigo, il protagonista di Eddie, dice. Nel film che dice che finché hai la forza di credere nei tuoi sogni, un mondo migliore è ancora possibile, che è quello che in realtà fa lui andando in Siria, credendo veramente in questa cosa. È quello che in qualche modo suggerirei anch'io, che credere in noi stessi in questo momento storico è la vera ragione che ci può spingere a cambiare sia il nostro futuro che il futuro di chi ci sta intorno in qualche modo, no? Certo, in questo senso anche il contest organizzato per l'evento del 14 marzo è qualcosa di interessante, insomma. Sì, oddio, è un modo per mettersi in gioco fondamentalmente, perché la cosa che abbiamo pensato è, essendo che è nato, il tutto è nato da una canzone, come un po' ti ho raccontato, che poi è diventato un film, tramite proprio quella canzone, niente di diverso, ho pensato come coinvolgere questa prima tappa bolognese all'interno di questa, nella creatività concreta di questa cosa e poter fare quindi c'è la possibilità di un contest sia musicale che cinematografico, che quindi fare una cover di questa canzone in una maniera molto libera e di elaborare un soggetto cinematografico di un videoclip della canzone, attraverso cui in gruppi di ragazzi potranno quindi cimentarsi creativamente e poi realizzarla insieme, quindi registrare il singolo in studio e poi salire sul palco su una delle tappe dell'Eddie Tour, quindi salire dal vivo col pubblico, e l'altro realizzare quindi questo videoclip della canzone insieme, quindi produrlo tecnicamente, cinematograficamente, che è una cosa che Un'ottima occasione, insomma, per mettersi. diciamo che quando io ho iniziato a avere delle possibilità del genere sarebbe stata una cosa molto intrigante.
momento, non mi è mai capitato, quindi ho pensato perché non dare la possibilità, visto che... Certo, un'ottima idea. Bene, grazie a Simone Borrelli, grazie. Ricordiamo a voi. A tutti l'appuntamento del 14 marzo presso il Teatro Celebrazioni con la prima tappa dell'Eddie Tour 2016, e grazie. Grazie a voi, vi aspetto tutti, spero di abbracciarvi in massa. Grazie a voi.